Buonasera a tutti, buonasera. Grazie Tore, grazie. Buonasera a tutti e anche grazie per la pazienza di aver atteso diligentemente, educatamente questo momento nonostante i disturbi di autobus che passavano poco fa. Sembrava come che la Nuorese avesse vinto lo scudetto, per cui c'erano le persone intorno all'autobus, c'erano due dentro che li vedevo dentro l'autobus che si domandavano curioso. Io vi ringrazio, io credo che se basta accendere la televisione, ormai i politici sono tutti bravi con le parole e qualcuno può dire, beh però quel Salvini dice delle cose interessanti, però Renzi dice delle buone parole. Io dico che l'unica cosa che ci può far cambiare idea e non farci prendere il giro sono le immagini e la credibilità. Le immagini. Io prima con Nicola Bianchi dovete essere orgogliosi di avere parlamentari come Nicola, come Emanuela Corda, come Cotti, davvero dovete esserne fieri. Sono sceso da questa viettina e sono entrato in questa piazza. Fateci caso, non c'è un poliziotto, non c'è un carabiniere. Fateci caso. Le forze dell'ordine sanno che se un gruppo di cittadini del Movimento 5 Stelle scende in piazza possono andare a cercare i ladri altrove. Questo lo capiscono le forze dell'ordine. Poi ringrazio anche le persone affacciate alla finestra dovunque. Venite con noi, scendete, so che avete un posto, potete buttarvi sull'autobus. Grazie anche a quella creatura lì sul terrazzo che sta dicendo che cosa fanno queste persone. Dite a vostra figlia che fondamentalmente stiamo lavorando per lei, questo stiamo facendo. Oggi sono atterrato a Alghero e per l'ennesima volta si vede dall'alto quest'isola meravigliosa, il mare che sembra il tropico. A voi dire, prego. Sì, noi esageriamo ora pure che evitiamo di avvicinare le creature, insomma, perché poi esiste un po' di rispetto che toccano, toccano. Io posso assolvere solo coloro che hanno votato Berlusconi e Renzi, dopo voi li assolvo perché è capitato a tutti poi. Vi dicevo, la credibilità, se siamo così tanti in piazza, poi magari qualcuno può essere scettico sul movimento ed è legittimo, anzi vi invito sempre a curare il dubbio perché il dubbio è rivoluzionario, però se siamo veramente a centinaia a Nuoro stasera e senza Beppe Grillo è perché il Movimento 5 Stelle ha rispettato i patti. Il microfono si sente? C'è un problema? No, no, spegnete cellulare. Vi dicevo vicino ai microfoni, è perché abbiamo rispettato tutti i patti. Io qua non vengo a chiedere voti, io sono di Roma, sono già stato eletto. Anche io sono stato espulso dalla Camera dei Deputati e non è una scelta della Presidente Boldrini, è una scelta decisa scientificamente dalla maggioranza che non vuole l'opposizione interna. Perché dopo 20 anni di inciuci soltanto alla presenza di un'opposizione li disturba, ma queste sono delle medaglie a valore e sono anche dei segni di debolezza di un sistema. Nessuno riesce a riempire le piazze con le parole senza promettere niente a nessuno. Noi non vi promettiamo niente a nessuno in questo comune, soltanto il rispetto del programma elettorale. Soltanto il rispetto del programma elettorale. E guardate che è una cosa incredibile, se siamo così tanti in piazza è perché il movimento ha rispettato tutti i patti. Non è facile tagliarsi 130.000 euro in 2 anni di stipendi se come me io non ho una casa di proprietà me la sarei potuta comprare. È perché crediamo che anche la sobrietà sia un valore, perché è intollerabile che una persona parla delle esigenze della povera gente, degli ultimi, di pensionati minimi e non è stato capace mai di tagliarsi un euro di stipendio. Io sono stato da Floris in tribuno di martedì, però a noi ci mandano sempre molto tardi, di mercoledì, fateci caso, ci mandano dopo mezzanotte. E Floris, quando gli dicevo noi abbiamo detto in campagna elettorale che ci sarebbero tagliati gli stipendi, l'abbiamo fatto, e lui neanche mi guardava in faccia e mi diceva sì vabbè questi sono i vostri gesti simbolici, gesti simbolici. I simboli forse servono, sì, gli esempi. E quello che davvero stiamo facendo, non è facile star lì dentro, guardate che subiamo anche tante minacce, tante intimidazioni, anche dei tentativi di compravendita, non con una valigetta, però provano a farti, come dire, a farti entrare in un sistema. Gli abbiamo fatto paura il fatto che siamo entrati e non ci siamo venduti, che mandiamo via le mele marce, quelle mele marce che iniziano a tenere soldi e non le mandiamo via.
io vi chiedo di avere non coraggio, perché onestamente dopo 20 anni di centrodestra e centrosinistra ci vuole coraggio a votare gli altri. Vi chiedo di metterci alla prova. Mettete alla prova queste persone. Che parla di inesperienza. Guardate Luigi Di Maio come presiede l'Aula dei Deputati, la Camera dei Deputati, a 28 anni. Non era mai entrato Luigi Di Maio. Ci hanno fatto credere, io vi do questa esperienza personale, ci hanno fatto credere che soltanto un'elite di persone potesse fare da parlamentare della Repubblica. Non è vero. Anche dal punto di vista culturale, credetemi, in quel palazzo sono poca cosa. I bocconiani, lo diceva prima Nicola, quelli che si sono laureati alla Bocconi con il massimo dei voti, sono quelli che hanno fatto approvare leggi come la legge Fornero incostituzionali. Loro sono i bocconiani. Oltretutto io dico a tutti che il Movimento 5 Stelle vanta in Parlamento la percentuale più alta di laureati. L'88% di noi è laureato. Siamo fior di accademici, abbiamo fior di titoli. Se scelgono i cittadini in maniera libera, mandano dentro delle persone migliori tendenzialmente, anche se, io lo ripeterò sempre, credetemi, il peggiore di noi stasera, se onesto, è migliore del migliore di loro. Credetemi, credetemi. Perché non ci vuole Einstein per capire che se in Sardegna piove e ci scappa il morto, tu prima di comprare dei cacciabombardieri devi fare in modo che non ci scappi il morto in Sardegna ogni volta che piove. Non ci vuole Einstein. Emanuela Porta, Nicola, la Camera hanno combattuto per gli emendamenti, per tirare fuori dei soldi. Io non dimenticherò mai 48 milioni che avevamo immediati da stanziare contro il dissesto idrogeologico qui in Sardegna, e ci hanno risposto che i soldi non c'erano. Coloro che non si sono mai tagliati un euro di stipendio, coloro che rubano, coloro che accettano tangenti come se fossero dei regali semplici fatti a Natale, coloro che sono negli scandali di Mafia Capitale, di Emilia, di Rimborsopoli, la Barraccio sembra che con il quantitativo di benzina che si è fatta rimborsare sarebbe arrivata sulla Luna. Li ho fatti io, glielo ho detto. Avevate un astronauta in regione, non trovate neanche conto. Ma perché? Fatemi delle domande facili. Ma perché sempre il Movimento 5 Stelle in piazza non c'è un poliziotto? Questo sembra un paese normale. Guardiamoci e riflettiamo sul fatto che sembriamo un paese normale. Ma perché il Movimento 5 Stelle non imbratta le città con manifesti abusivi? Ma perché il Movimento 5 Stelle, se lascia una piazza e l'utilizza, la lascia più pulita di come l'ha trovata? Non sono queste delle prove che ci sta a cuore il bene pubblico, che non sporchiamo le città, che non sperperiamo soldi perché i soldi non ce li abbiamo, perché se tu prendi soldi da un sistema poi sei ricattabile. Questa è la cosa importante che va capita. Se un imprenditore ti dà quattrini per la tua campagna elettorale e poi tu vieni eletto, tu dovrai dare qualcosa in cambio a quell'imprenditore. Per quello noi facciamo i camerieri per finanziare le nostre campagne elettorali. I camerieri, ho fatto il cameriere dovunque, ho lasciato anche il curriculum vitae perché non si sa mai, e ho fatto anche 40 euro di mancia la prima sera a Napoli. Perché evidentemente ci hanno preso in giro per questa cosa. Ma fateci caso, se riusciamo a finanziare una campagna elettorale con queste attività di autofinanziamento, quando entreremo a Nuoro, a Bruxelles o a Roma, saremo liberi, perché nessuno ci dirà: io ti ho finanziato, quindi mi devi dare qualcosa in cambio. Questo è il meccanismo che va capito. Falcone diceva che se seguiamo i soldi capiamo la mafia. Ecco, noi i soldi non li prendiamo. Metteteci alla prova, mettete alla prova queste persone, questi consiglieri comunali, che candidati che per la prima volta hanno parlato di fronte alla piazza Gremita, forse anche un po' inesperti, titubanti, emozionati, come chiunque di voi sarebbe emozionato qui sopra, o sarebbe emozionato all'interno del Parlamento, e ci finirete in Parlamento. Sembrerà questa qualcosa di assurdo, di astruso, questo che vi dico, lo dico soprattutto ai più giovani. Mettetevi in testa che oggi ci stiamo noi, ma la prossima legislatura qualcuno qui di Nuoro starà in Parlamento. Qualcuno che non ha agganci, non ha calci nel sedere che gli dà qualche politico un pezzo grosso, non ha la mafia, la massoneria alle spalle, non ha gruppi di potere. Qualcuno di voi oggi dirà: ma è impossibile? Sì, voi finirete in Parlamento. Qui stasera c'è il ministro della Repubblica del futuro, magari il premier del futuro, il vicepresidente del Senato del futuro. Se lo fa Gasparri, perché non lo può fare qui di noi? Gasparri! Non capite che ci hanno messo in testa delle bugie? Devi votare quello perché è conosciuto. Ma le procure spesso è conosciuto. Ma perché se difetti c'è da tutti il Movimento 5 Stelle, aprendo i giornali, ascoltando le TV, perché se
arrestano sempre gli altri. Perché? E poi una cosa, non si può votare un partito come se fosse una squadra di calcio o un'attività familistica. E come diceva prima il candidato sindaco, no, forse il candidato consigliere, ovvero ho un parente, lo devo votare. No, no. Il voto è la cosa più preziosa del mondo. Alcune persone sono morte per dare la possibilità a votare tutti noi. Non possiamo darlo solo perché è un parente. Se mia madre si candidasse nel PD, io lo voterei. Mai. Mai. Lo succederà. Non trovo la parola, non è quello che è. E un partito politico, un movimento politico non può essere come una squadra di calcio. Io vedo in tutta Italia, no? Perché alcune persone dicono io sono nato sempre votato il PD, quindi voterò il PD. Non può essere così. Uno deve valutare quello che uno fa, se rispetta il programma, se ha coerenza, se non ci ha arrestati dentro, se combatte un partito per il proprio, per l'interesse generale, se fa così lo rivoto. Non è che il PD è la Juventus, io nasco della Juve, il Milan, l'Inter, quindi sarò sempre della Juve e del Milan. Non può essere così. E non può essere, ripeto, un partito qualcosa di familistico. Guardate che noi non è che nasciamo più onesti degli altri. Perché pure noi magari potremmo essere un domani beccati con le mani nella marmellata, vi assicuro che non sto mettendo le mani davanti. Il concetto è che il Movimento 5 Stelle con questo sistema riduce la possibilità di contaminazione dei propri eletti all'interno delle istituzioni. Perché? Uno, perché candida solo incensurati. Se tu candidi già un condannato, come fa il Partito Democratico un pochino dovunque, è evidente che quel condannato abbia maggiori possibilità di rubare di nuovo. Ma la seconda cosa incredibile, voglio che la capiamo, sono le due legislature e poi a casa. Nel momento in cui io, Emanuela, Nicola, stiamo alla Camera dei Deputati e sappiamo che faremo ritorno nel paese reale, che non è Montecitorio, ma è questa piazza, sono i problemi della Sardegna, è il dissesto idrogeologico, sono i giovani sardi costretti ad emigrare, anche se qui c'è tutto, c'è il petrolio, avete qualsiasi forma di ricchezza. Se noi sappiamo che il paese reale è questo, e non possiamo per statuto stare tutta la vita in Parlamento, cosa che invece notoriamente fanno tutti i politici. Voi ora riderete, perché io lo dico sempre, ma Napolitano, l'ex presidente, è entrato in Parlamento che Stalin era ancora vivo. Ridete, ma è vero. Pensate, nel momento in cui noi sappiamo che saremo costretti a far ritorno nella società reale, combattiamo per migliorare quella società reale, perché sarà nel nostro interesse migliorarla proprio perché vi faremo ritorno. È chiaro questo circolo virtuoso. Io vi chiedo, soprattutto alle persone un po' forse più anziane, metteteci alla prova, avete votato Feccia durante tutti questi anni e non è cambiato nulla. Avete ascoltato meravigliose parole, poi arriva un movimento che fa quello che dice, sempre, l'abbiamo sempre fatto. Diteci una promessa che non abbiamo mantenuto, ditecene una. Fateci una critica su un voto che non abbiamo fatto giusto. Veniamo criticati solo sul perché non abbiamo dato la fiducia a Bersani, cosa che non ci è mai stata chiesta. Questa è una palla che continua a girare e mi tocca smentirla. Bersani non voleva mai fare un governo con noi, voleva fare un governo da solo con il PD, però voleva i voti del Movimento 5 Stelle, quella forza politica che aveva vinto le elezioni e non era diventata maggioranza per un premio di maggioranza incostituzionale che è quello della legge elettorale. Ma come? Noi andiamo in tutte le piazze in Italia dicendo che facciamo sì accordi, ma sulle idee. Abbiamo votato insieme al Partito Democratico la legge sugli ecoreati, assolutamente, se le cose sono buone noi le votiamo, alle volte abbiamo votato anche con la Lega, per esempio contro lo svuotacarcere, perché noi se tu vai in carcere devi scontare la pena, non è che per cose astruse tu devi uscire fuori se c'è buon avvocato, oppure che le carceri sono strapiene di detenuti, costruiamo altre carceri. Oppure devono andare via i detenuti a bassa pericolosità sociale. Guardate che le carceri in Italia sono strapiene di detenuti a bassa pericolosità sociale, sono vuote di detenuti ad alta pericolosità sociale. Qual è la differenza tra un Alfano e un hooligan? Qual è la differenza? Gli hooligan hanno le sciarpette dei tifosi, per carità, distruggono tutto quello che toccano, ma perché Alfano non è la stessa cosa? Questi politici non hanno distrutto tutto quello che hanno toccato, solo l'hanno fatto con abiti firmati, con cravatte griffate, educatamente, democraticamente, come si dice, in maniera democristiana, tranquilli, puliti, sorridenti, perché sono bravi a prenderci in giro con il sorriso, con le belle parole. In questo la sinistra, che è la cosa peggiore che abbia mai visto, e ve lo dice uno che ha votato a sinistra in vita sua, è maestra nell'ipocrisia. La buona scuola la chiamano. S-
Sapete che cos'è la buona scuola? Ci saranno tanti insegnanti qui. La buona scuola significa dare soldi pubblici a scuole private mentre le scuole pubbliche crollano a pezzi. Questa è la buona scuola. Ma si può votare questa gente? Ma in nome di quale mandato Renzi dà soldi nostri alle scuole private? Oltretutto violando l'articolo 33 della Costituzione che dice che istituti privati possono mettere su delle scuole senza oneri aggiuntivi da parte dello Stato. Ma i nostri figli non hanno la carta igienica, non hanno gessetti, non hanno i cancellini, rischiano la vita in alcune scuole perché si staccano gli intonaci. Gli insegnanti italiani sono le meno pagate in Europa, ci sono classi pollaio, se ci sono dei disabili è un disastro perché non ci sono numero sufficiente di insegnanti a seguire queste persone che sono indietro, non possono essere tenute indietro, e la cosa che fa il governo da soldi nostri, delle nostre tasse alle scuole private. Vi rendete conto che fanno questo? E noi dovevamo fare inciuci con questa gente. Se noi avessimo fatto inciuci con questa gente, noi oggi a Nuoro così tanti non ci saremmo stati. Io non vi chiedo il voto, io sono di Roma, io potrei starmene tranquillo a Roma, stasera un bel ristorantino, potrei passare al gruppo misto, mi tengo 14.000 euro al mese, lo potrei fare domani, ma non avrei il coraggio di guardarmi in faccia, perché questo affetto vale più di qualsiasi denaro del mondo. Perché non sono i soldi, io lo dico sempre, uno nella cassa da morto con la cassaforte incorporata, non l'hanno inventata, i soldi servono per vivere dignitosamente e devono vivere dignitosamente tutti. Poi il ricco che ha fatto soldi lecitamente, bravo, ti faccio un applauso, dimmi come hai fatto. Ma è intollerabile che ci siano dei pensionati a 480 euro costretti a rovistare nel secchio della spazzatura, quando la soglia di povertà è 780. Il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle è questo: dare dignità, dare un reddito anche ai giovani che sono costretti a espatriare, andare a cercare lavoro in India, in Cina, nei call center, succederà questo. È questo il paese che vogliamo? E allora diamoci una possibilità a noi stessi. Io vi dico l'ultima cosa, perché spesso noi diciamo